Allora, seconda vittoria consecutiva in altrettante giornate, anche questa con una collegata. Portas, è una macchina praticamente da guerra questa Real Quadrifoglio. Sì, ci stiamo preparando bene durante la settimana, stiamo cercando di rimanere concentrati, sappiamo le nostre possibilità, le nostre capacità, però poi ogni partita a sé, oggi era un derby, era importante, infatti già dai primi minuti che siamo scesi in campo abbiamo dimostrato massima concentrazione per poter far bene, spero che dagli spalti si sia visto, comunque ci abbiamo messo il massimo in ogni contrasto fino alla fine per far capire comunque che ci siamo e dobbiamo lottare tutte le partite, anche se magari possiamo partire magari da favoriti, però non è una scusante, ecco, dobbiamo giocarle tutte al massimo. Portas, si dice sempre che il derby è una partita come le altre, in realtà non è così, ha sempre un sapore particolare. No, no, i derby sono tutti diversi, vanno giocati, vanno presi, cioè non bisogna farsi travolgere dalle emozioni, però essere concentrati, dare il massimo, perché comunque anche la squadra davanti magari con un gap minore rischi sempre di prendere gol o comunque rischiare di perdere la partita, invece oggi abbiamo dimostrato comunque di riuscire a tenere il campo bene e ci abbiamo messo il massimo per poter fare un buon risultato. Il massimo per fare un buon risultato, ma soprattutto un approccio diverso rispetto alla settimana scorsa, pronti partenza via, palla a voi e praticamente subito pericolosi. Sì, durante la settimana abbiamo cercato di limare quei piccoli errori che avevamo fatto nella partita precedente, soprattutto nel primo tempo, che siamo scesi in campo veramente quasi con una retromarcia per quello che possiamo esprimere in campo. Invece oggi abbiamo dato tutto dal primo secondo fino all'ultimo, abbiamo prestato a tutto campo per tutta la partita, per spaccare la partita e non dare modo agli avversari di poter riprendere campo o fargli pensare comunque che potevano avere la partita in mano, ecco. È difficile trovare un leader in questa squadra, perché poi in realtà lo dimostrate, due partite veramente di grande caratura questa formazione, oggi un approccio un po' diverso però a questa partita. Sì, diciamo che l'avevamo preparata sulla pressione a tutta dall'inizio e volevamo appunto impedire di farli giocare dall'inizio. Diciamo che ci siamo riusciti. Ecco, c'è un po' di invidia nel senso di lato sportivo. La settimana scorsa ci ha pensato Punzo a portarsi il pallone a casa, quest'oggi l'hai voluto fare te. Sì, ci eravamo messi d'accordo prima, una volta a lui, una volta a me, la prossima agli avi. Ecco, quanto è importante comunque, al di là adesso di questa battuta, che in questa squadra tutti diventano protagonisti? Ma è importante uno per il gruppo. E quindi mantenere il gruppo unito, comunque ci stanno tanti giocatori che hanno sempre giocato in tutte le categorie e anche per l'allenatore è una bella sfida, insomma, tenerci tutti uniti. Più lo riuscite a mettere in difficoltà, meglio è. Esatto, appunto.